Fossa Cesia Marina, la giornata è bella ed il vento è quello giusto per vivere emozioni, la spiaggia si colora e la danza sull'acqua e nel cielo può iniziare. Ma gli appassionati degli sport acquatici chiedono una regolamentazione sull'utilizzo delle aree affinché sport come windsurf e kitesurf, soprattutto in estate, possano essere praticati con sicurezza. Le associazioni hanno chiesto al sindaco una regolamentazione per l'utilizzo delle aree. Alfonso Ucci, uno dei promotori della richiesta di regolamentazione di questi spazi. Sono appena uscita da un'altra bellissima giornata windsurfistica. Fossa Cesia è uno spot che si presta particolarmente a questo tipo di attività veliche. E necessiterebbe solo per una maggiore anche attrattiva turistica di una migliore regolamentazione, una regolamentazione che abbiamo già richiesto per iscritto al sindaco del comune di Fossa Cesia, Enrico Giuseppe Antonio, e si è mostrato in maniera molto propositiva alla riunione di giovedì scorso e ha già assicurato che darà delle aree, in particolar modo quella che vedete alle mie spalle, per un'ampiezza di circa 15 metri, che pare si possa concedere anche con una semplice determina di carattere dirigenziale, e quindi le prossime mosse delle prossime settimane saranno volte proprio a darci questo spazio, esclusivizzandolo a favore di chi pratica le attività veliche, evitando ai bagnanti anche pericoli di carattere personale, non essendo abilitati a questo tipo di attività. Sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio, dunque le richieste sono tante, ma bisogna mantenere questa peculiarità della costa di Fossa Cesia. Sì, è vero, Fossa Cesia è il regno degli sport acquatici. Significa che per demolire un regno ci vuole molta forza. A parte la battuta, abbiamo fatto un incontro con le associazioni, abbiamo dato la disponibilità massima. Ovviamente quest'anno si partirà con aree destinate a questo sport. Nel piano spiaggia, o cosiddetto piano demaniale marittimo, stiamo individuando aree definitive per accogliere questo sport. Certo, nel periodo invernale è tutto più semplice perché non ci sono i bagnanti, la spiaggia non è occupata. Durante il periodo estivo le cose sono un po' più complicate. Però sono giovani che vengono da tutta Italia e il vento assiste anche il turismo di Fossa Cesia, e faremo in modo che tutto si possa fare in una situazione di tranquillità assoluta. Fossa Cesia attrae appassionati anche dalle regioni limitrofe e sono davvero tanti. Paolo D'Amico, istruttore di kitesurf. Fossa Cesia è uno spot che durante l'estate regala condizioni veramente belle sia per i praticanti locali sia per tutti coloro che vengono a trovarci dalle regioni limitrofe e non solo. La nostra richiesta è quella di poter avere un'area dove poter esercitare in totale sicurezza, perché purtroppo durante l'estate sia le operazioni di ingresso e di uscita dall'acqua ossia anche la semplice navigazione mette a rischio i bagnanti e anche noi. Costa dei Trabocchi, pista ciclabile e quel vento che trovi solo qui, Emanuele Feola. Adesso siamo in attesa di una concretizzazione di questa situazione in modo da poter sfruttare questo posto e dare soprattutto a Fossa Cesia uno spettacolo di colori e di emozioni.